Ciao a tutti ragazzi, qui è da Baffodoro e siamo ritornati su Dark Souls. Dopo tanto tanto tempo sono di nuovo qui con voi e ci sono dei motivi per cui non ho fatto video per così tanto tempo, perché comunque ho avuto da lavorare. Si vede, ho perso la mano, ho perso la mano, ma una cosa allucinante. E oltre ciò, ho lavorato, quindi comunque non ho avuto tempo di pubblicare o fare video. E oltre questo, comunque, mi sono dovuto fare i baffi per un colloquio di lavoro, quindi baffo d'oro senza baffi, sai, non è proprio il massimo. Però alla fine ho deciso di comunque riniziare a fare dei video senza aspettare che mi ricrescessero i baffi, anche perché tra poco partirò per una stagione d'animazione, sì, mi hanno dato il lavoro. E quindi dovrò farmi quasi sempre i baffi, cioè non posso andare a fare l'animatore praticamente con dei baffi da sparviero, anche se sarebbero spettacolare. Ma continuiamo il gioco. Mi ricordo sicuramente una cosa, che l'ultima volta che ho fatto il video ho sbagliato a dire che potevo andare da Havel, perché non ho la chiave universale per andarci. Quindi dovremo comprare arco e frecce. Allora, arco. E frecce. Ah, ho 30 frecce grandi, ok, dovrebbero bastare, ma per sicurezza ne prendo altre 10. E dovrei comprare. Ah, nient'altro, ok, possiamo andare. Aspetta, c'ho un dubbio. Ok, no. Perfetto. Oggi andremo a prendere un'arma decisamente migliore rispetto a quelle che abbiamo ora. Ma per farlo prima dovremmo combattere contro un boss. Un mini boss, diciamo, perché comunque non è che è un signorone boss in mezzo super tutto. Guardate quanto sono nerd, guardate quanto è bella la mia maglietta, guardate quanto è bella Final Fantasy. Quando una persona ti chiede quanto sei nerd 1 a 10, tu gli fai vedere la maglietta e ti si toglie ogni dubbio che ti potrebbe venire in mente. Tu capisci istantaneamente che quella persona con cui stai parlando è nerd fino al midollo. Sto usando anche l'altro joystick che ho, quindi mi trovo un attimo in difficoltà, perché sto joystick che ha un paio d'anni, quindi i tasti sono allentati, sono mezzo distrutto. Prossimo video lo faccio con l'altro joystick. Mi sono ricordato a prenderlo, che ce l'ho di là. Ok. Alla fine non avevo preso l'anello di pietra blu, la nostra ricompensa per aver sconfitto
Il mostruoso cavaliere nero, oscuro, brutto e cattivo, che voleva stuprarci senza ritegno. Anche qua abbiamo fatto. Manca solo l'ultimo e possiamo andare su. Ok. Bene. Come vedete, per aprire questa ci vuole la chiave universale o un'altra chiave che ora non mi ricordo. Ed è per questo che noi non potevamo prendere l'anello di Apple, che avrebbe fatto comodo perché è uno degli anelli che ci finisce il gioco con quello, cioè c'hai quello, puoi finire il gioco con uno degli anelli che tu già c'hai. A proposito di anelli, possiamo metterci quello che abbiamo trovato, che aumenta la difesa quando hai subito troppi danni, cioè praticamente il punto di morte, perché vabbè, il massimo. Ok, questa ci ha fatto molto molto bene. Bene, è arrivato il momento di faticare. Allora, mettiamo questa, mettiamo questa e possiamo andare. Allora, subito un consiglio. Voi andreste subito dritti e affrontereste il boss, ma c'è una sorpresa qua sopra, cioè due balestrieri che voi camminando e andando ad affrontare il boss vi ritrovate le frecciate nella schiena e non è per niente piacevole, soprattutto anche perché il boss che andiamo ad affrontare non è fortissimo, ma comunque potrebbe dare fastidio, diciamo. Ho fatto una cavolata, ma vabbè. Non dovrebbe servirmi. Ok, adesso si corre come non abbiamo mai corso in tutta la nostra vita. Ok, si impugna l'arma a due mani e si salta. E cerchiamo di fare il maggior numero di danni possibili. Ok, fatto. Alla fine è stato anche abbastanza indolore. Bene, possiamo andare avanti. Parte è vero, qua non c'è nulla, ma è qui. Ok. Bene, 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 siamo arrivati a un punto interessante. Il punto in cui parliamo con Solaire per la prima volta. Ragazzi, questo è un signorotto OP. La storia di Solaire ve la potreste andare a cercare, ma comunque vi spoilerò una cosa. Lui molto probabilmente è figlio del boss finale, divinità di tutto sto coso. Quindi però è stato cacciato e adesso mi pare che sia un semplice mortale, e senza mi pare è un semplice mortale. Ovviamente non lo vogliamo con il nostro alleato, perché comunque potrebbe esserci utile in qualche situazione, e oltretutto comunque ci dà delle ricompense ogni volta che collaboriamo con lui, quindi
Schifo, non ci fanno. Ed ora un pezzo balordo. Via. Vi dicevo che era un pezzo balordo. E adesso bisogna correre come non si è, non abbiamo mai corso tutta la nostra vita. Ok. Prima di fare danni diamo un bel calcetto a questa scala, di modo che siamo al punto del falò e siamo precisamente sotto. Cuccia, te uguale. Cuccia. Ok, ed ora prendiamo l'arma. Speriamo che ci bastano le frecce. Se non facciamo sprechi e stiamo attenti, dovremmo farcela. Aspetta. Ok, si inizia. No, perché partono frecce senza... Ora. Ok. Lo so, è un procedimento abbastanza lungo, anche perché quando otterrò la spada finirò questo video. Forse durerà poco, forse durerà troppo. Anche perché se non levo la quota con queste frecce dovrò riandare a comprarle e riniziare tutto da capo. Spero che basti. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, l'abbiamo anche ucciso. Che cosa bellissima. Sarebbe stato meglio che non l'avremmo ucciso, però... Sì, a volte può succedere che... Nello stesso momento in cui tu riesci a togliergli la coda, lo uccidi. E... quindi niente. Bene, con le anime che abbiamo possiamo ora mettere la nostra arma nuova, che è molto forte.
Ok, dovrebbe essere. Ah, ok, perfetto. Possiamo usarla tranquillamente. E questo è il risultato. Shottato. 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 Ragazzi, sì, è forte, abbastanza forte da permetterci di fare un pezzo di Dark Souls tranquillamente con quest'arma. E oltretutto ora abbiamo una cosa in più. Abbiamo ucciso il drago, quindi abbiamo più anime. E tra poco incontreremo il secondo Cavaliere Oscuro. Ma tutto questo in un'altra puntata di Dark Souls. Baffo d'oro. Se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, fatevi una tazza di tè, eccetera. Un saluto. Ciao ciao.